Martedì 4 luglio 2023. Un uomo di 65 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un appartamento in località Calendano a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Secondo quanto emerso, la vittima, dipendente in pensione da 2 anni della Ruvo Servizi SRL, era impegnata in alcuni lavori di pitturazione delle pareti quando sarebbe precipitata dalla scala facendo un volo di quasi 2 metri. La procura di Trani ha disposto l'autopsia. Una serata in una discoteca di Capito sul litorale a sud di Monopoli si è chiusa quasi in tragedia. Una lite nel parcheggio del locale nelle prime ore di domenica si è trasformata in una mega rissa. Un 24enne tarantino è finito in ospedale con una emorragia cerebrale e diverse fratture. È ricoverato al policlinico di Bari, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il ragazzo è stato colpito con un oggetto contundente. E una ragazza ha riportato contusioni a un ginocchio sabato sera a Brindisi mentre teneva occupato un posto auto in piazza Vittorio Emanuele, in attesa che il fidanzato facesse il giro dell'isolato. Un automobilista, incurante della sua presenza, ha parcheggiato urtandola con l'auto. All'arrivo del fidanzato è scoppiata una lite tra i due conducenti, che è stata sedata dalla polizia. Ci sarebbe stata un'unica regia alla base delle presunte false domande di emersione inoltrate all'ufficio immigrazione della questura di Taranto, scoperte dalla polizia che ha arrestato 2 persone. Un amministratore di sostegno, nominato con decreto del giudice tutelare del Tribunale Civile, e un rappresentante di un'agenzia di badanti. Nella stessa inchiesta sono indagati 14 cittadini cinesi. Una piccola imbarcazione e un'auto Renault modello Espace sono andate distrutte in un incendio che ha coinvolto sterpagli alberi ieri pomeriggio a Ugento, nella zona dello stadio comunale. L'intervento rapido dei vigili del fuoco non è servito a salvare la barca in vetroresina e la vettura. Si è temuto il peggio per un turista 80enne del quale la famiglia aveva denunciato alla capitaneria di porto il mancato rientro dal mare. È accaduto in località Punta Prosciutto a Porto Cesario. Immediatamente in zona è arrivata una motovedetta e sono state allertate tutte le postazioni di salvataggio. Il pensionato è stato ritrovato disorientato in acqua dai bagnini di un lido poco lontano da quello della scomparsa. Da 13.725 a 14.666 posti letto, 941 in più. La Giunta regionale pugliese ieri ha approvato l'aggiornamento del piano della rete ospedaliera. È stata posta particolare attenzione all'istituzione dei posti letto di medicina d'urgenza e accettazione negli ospedali di secondo e primo livello degli enti ecclesiastici per evitare sovraffollamento nei pronto soccorso. Inoltre è stato previsto un incremento dei posti letto di riabilitazione e lungodegenza. Un giovane lupo è stato ripreso da una fototrappola all'interno dell'oasi di Torre Guaceto sul litorale nord di Brindisi. L'avvistamento è avvenuto di notte poco lontano dalle spiagge. Secondo il biologo faunista della riserva non c'è pericolo per l'uomo. Il lupo sarebbe in esplorazione alla ricerca di prede naturali o animali domestici randagi. Si sconsiglia dunque per ora di portare cani all'interno dell'oasi. Il maxi yacht Regina d'Italia di Stefano Dolce e Domenico Gabbana è approdato a Polignano a Mare. Il gigante, lungo 65 metri e del valore di 50 milioni, è stato prima avvistato al largo e poi nel porto di Calaponte, dove è ormeggiato. Lo yacht è arrivato in occasione degli eventi previsti in Puglia dal 7 all'11 luglio per la presentazione delle collezioni della popolare casa di moda. Queste le prime notizie del giorno, appuntamento a domani.